Ciao a tutti, oggi proviamo Opel Mokka 1.4 turbo benzina da 140 cavalli con trazione 4x4 on demand e l'allestimento Cosmo. Sono state tante le richieste sin dal momento del suo lancio, soprattutto in Europa, tanto che la casa tedesca ha deciso di ampliare la produzione con un nuovo stabilimento in Spagna a Saragozza. Ma vediamo perché piace così tanto il piccolo SUV di casa Opel. Mokka è un SUV compatto con 4 metri e 28 cm di lunghezza. A bordo però c'è abbastanza spazio per 5 persone. Il design è caratterizzato da linee robuste e sportive. Il tema a lama si nota sulla forma della fiancata che dal basso sale verso l'alto e nei gruppi ottici anteriori e posteriori. La mascherina ben inquadrata e il fascione paracolpi sul frontale sono ulteriori elementi che trasmettono solidità. Il nuovo stile Opel si riconosce anche all'interno con il quadro strumenti ad ala che avvolge passeggero e conducente, le superfici scolpite delle portiere e i vari inserti cromati. Sono presenti numerosi vani portaoggetti come quelli della plancia e della console sul tunnel centrale. Il bagagliaio offre una capacità di carico totale di 1372 litri. Opel Mokka si muove bene in curva, ma si guida bene anche in città. Devo dire che la posizione di guida alta garantisce un'ottima visibilità e poi i sedili che ha in dotazione questo allestimento sono delle vere e proprie poltrone. Oltre all'inclinazione della seduta e il sostegno lombare, i sedili ergonomici sono dotati di un cuscino estraibile che fa da supporto alle cosce. Su strada abbiamo apprezzato la maneggevolezza di Opel Mokka, si muove bene in curva grazie alle dimensioni compatte e al telaio che garantiscono sufficiente agilità e dinamicità. Con il piccolo SUV di casa Opel si gira bene anche in città e sui fondi stradali poco agibili, merito delle sospensioni anteriori MacPherson che sono state ottimizzate dai tecnici tedeschi. Il servosterzo elettrico, i sensori e la telecamera posteriore ci sono stati d'aiuto durante le manovre di parcheggio. Come detto prima, il motore che stiamo provando oggi su Opel Mokka è il 1.4 turbo benzina da 140 cavalli, abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. Opel Mokka è disponibile anche con un 1.6 aspirato da 115 cavalli, sempre benzina, e un 1.7 turbo diesel da 130 cavalli. La velocità massima arriva a 190 km orari, per percorrere i 100 da fermi ci vogliono 9,9 secondi. È un motore vivace, il 1.4 turbo benzina con i suoi 140 cavalli che si fanno sentire tutti. La coppia massima è di 200 Nm. Durante la nostra prova abbiamo verificato i consumi, con un litro di benzina abbiamo percorso in media 11 km. Le cose migliorano un po' quando si inserisce la modalità eco, a discapito però delle prestazioni. La trazione integrale si è rivelata utile durante i percorsi più impegnativi. La distribuzione della coppia tra asse anteriore e quello posteriore avviene in automatico fino a un massimo di 50 e 50. Oltre allo start and stop, che sicuramente aiuta a consumare ed inquinare di meno, Opel Mokka è disponibile con tutta una serie di sistemi di assistenza alla guida da categoria superiore. C'è il controllo elettronico della stabilità che interviene adeguatamente in caso di scarsa aderenza. Nelle situazioni di pendenza sono utili i sistemi di assistenza alla partenza in salita e al percorso in discesa. Telecamera Opel Hey, posizionata in alto sul parabrezza, è in grado di riconoscere i cartelli stradali, avvisa il conducente nel caso di una potenziale collisione, di superamento involontario della carreggiata. Opel Mokka dispone anche del nuovo sistema di luci adattive per una migliore illuminazione durante la guida notturna. La Opel Mokka che stiamo provando oggi è dotata del sistema FlexFix, il comodissimo vano di carico per le biciclette.